italiana, sono di Valdossina Cova, parlo come cittadina attiva perché in qualche modo cerco di tenerne un tremato insieme queste numerose identità, altrimenti impazziscono più. Noi questa sera abbiamo parlato quasi esclusivamente di nuova città e io vi vorrei invitare a decentrare anche il nostro punto di vista, perché sappiamo benissimo quanto è difficile la situazione proprio della città di Como dal punto di vista istituzionale. Noi però qui credo anche tra di noi non abitiamo tutto Como, e quindi questo lavoro che dobbiamo fare sulle istituzioni di Como dobbiamo continuare a farlo, perché è assolutamente indispensabile fare, come diceva Grazia prima, non smettere di chiedere l'impossibile. C'era uno slogan dell'ARCI che a un certo punto diceva svegliamoci e sogniamo, perché qui noi dobbiamo per forza svegliarci a sognare. Mi dispiace partire da un dato pesantissimo, stasera non ne abbiamo parlato, ma se noi siamo in queste condizioni, le persone, questo popolo a cui vogliamo rivolgerci con un referendum che certamente perderemo, dobbiamo farlo comunque, perché io sono per dire che tutto quello che va fatto va fatto comunque, anche se sappiamo di perdere, perché l'unica lotta che non si vince è quella che non si fa, e quindi la facciamo comunque. Però rendiamoci conto che se la popolazione è a questo livello qui, non è un caso. In provincia di Como, do soltanto questo dato, alle ultime elezioni le estreme destre, quelle neonaziste, non la Lega, hanno 3.000 voti, hanno 3.000 voti neonazisti in questa provincia. Scusate se lo dico, perché non è una questione di pessimismo. Ora, se noi iniziamo a sognare ma ci fermiamo alla realtà, noi dovremmo tutti quanti andarcene a casa e non fare niente. Quindi bisogna per forza, in questa difficoltà, cercare di avere un atteggiamento molto alto, molto, moltissimo. E quindi ancora chiedere lo sprar a Como, anche se sappiamo perfettamente che non ci sarà concesso, ma dico di più, andare a chiedere lo sprar a Cantù, dove nemmeno ci sarà concesso. Cioè, noi dobbiamo in qualche modo farlo comune per comune. Perché dico che dobbiamo farlo comune per comune? Perché sostanzialmente quell'opera di sensibilizzazione, che certo non può essere fatta semplicemente con la tenda che proponeva qualcuna prima in Piazza Duomo tutti i sabati, deve essere invece fatta con un'operazione di sensibilizzazione politica. Se noi chiediamo sprar in tutta la provincia, finalmente questi media che nessuno legge, che non ci filano mai, in qualche modo dovranno accorgersi che una rete che si chiama Como Senza Frontiere, insieme a tutti gli altri che sono qui, che di quella rete non fanno parte, hanno chiesto non soltanto al sindaco di Como, ma anche in altri luoghi uno sprar, dovranno rendersi conto del perché c'è questa necessità. E dico questo anche perché qualcuno prima già diceva: noi siamo una rete, siamo diversi, dobbiamo fare questa massa critica. Ma fare massa critica non significa fare tutti la stessa cosa, perché noi siamo troppo pochi per fare tutti la stessa cosa. Ognuno deve fare quello che ritiene di avere le competenze per fare. Allora, chi si fa un bel gruppo di lavoro, chi ritiene di poter studiare i bandi FAD e scrivere una proposta sugli SPRAR, fa gli SPRAR. Chi ritiene che l'urgenza sia quella delle coperte, del latte, anche con l'aiuto di tutti quanti gli altri, però sappiamo che quella cosa lì la sta facendo qualcun altro, perché se tutti ci dispieghiamo e diciamo c'è questa situazione, ci sarà dal 28 di maggio e dobbiamo tutti quanti ovviamente fare qualcosa perché è necessario e urgente, e però poi se facciamo quello qualcun altro non pensa allo SPRAR, e se qualcuno non pensa allo SPRAR e non pensa alla sensibilizzazione, l'anno prossimo invece di 120 ce ne troviamo ancora di più per strada e ancora con maggiori difficoltà.
Io non lo dico per dire non voglio raccogliere il latte, non voglio portare le coperte, dico che secondo me è più sinergico che ciascuno metta la testa in quello che è la testa, il cuore, il tempo, perché ci vuole tempo anche per fare queste cose qui, in quello che evidentemente sa fare. Allora chi sa fare meglio questo, faccia questo. Questione clandestini, non clandestini, a chi chiederlo, a chi non chiederlo. Io penso che debba essere chiesto a tutti. I cattolici devono chiederlo al loro vescovo, lo devono fare, avranno anche il mio sostegno. Se vanno sotto il vescovato a chiedere al loro vescovo, ci vengo pure io. Però non può partire da me, che non conosco quel mondo, non lo frequento e mi sentirei, come dire, quasi di non avere un interlocutore che è un interlocutore importante. La politica faccia la politica, e a questo proposito noi ci siamo andati dalla, come nel prossimo COVO, ci siamo andati dalla vice sindaca, assessora alle politiche sociali e oggi, ahimè, anche deputata di questo Parlamento. E lei ci ha detto chiaramente: io per i rifugiati e per i clandestini, perché lei anche pubblicamente li chiama clandestini, non voglio spendere niente. Ce lo ha detto così. Non è che... Allora, noi possiamo ancora andarci come soggetti politici a chiederglielo ancora, ma non è questo che serve. Serve che i soggetti politici riescano a chiamare altre persone, non per andare dalla vicenda, ma per essere nelle strade, nelle piazze, sotto il comune. Purtroppo, come diceva già prima Matteo, qui non c'è l'apertura nemmeno ad ascoltarti, non c'è l'apertura nemmeno ad ascoltarti. Assessori a cui noi ci siamo rivolti non ci hanno neanche risposto per darci un appuntamento. Questa è la situazione. Quindi prendiamone atto. Io non è che lo dico per sfiduciare tutti e andare a casa, dico che evidentemente dobbiamo fare altro in questo momento. Non abbiamo un interlocutore, e lasciatemi dire, mi dispiace dirlo, rivolgiamoci tranquillamente anche ai consiglieri di minoranza, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, però anche lì io non riesco a vedere. Sì, va benissimo l'intervento di Vittorio Nessi l'ultima volta, però sostanzialmente ce ne vorrebbe veramente uno ogni volta, e questo uno ogni volta dovrebbero sentire il bisogno di farlo, non dovremmo essere noi a sollecitarlo. Sollecitiamolo, sollecitiamolo. Ultima cosa che voglio dire: la situazione dei piani di zona. Per fortuna i piani di zona sono piani di distretto, e quindi ritorniamo alla questione che non possiamo soffermarci soltanto alla situazione del capoluogo. Chiediamo tutti, tutte le associazioni, non solo come Senza Frontiere, come rete, ma tutte le associazioni che ritengono di poterlo fare, lo devono fare. Perché se a molti diranno di no, ad altri diranno di sì, se lo chiediamo tutti abbiamo la possibilità che almeno qualcuno venga effettivamente convocato e che possa in quella sede anche sostenere le posizioni che poi insieme andremo a scrivere, perché poi entro il 2 di maggio evidentemente bisognerà anche avere l'idea di che cosa vogliamo ottenere. Ultima cosa, e qui parlo effettivamente come donna in nero: noi non dobbiamo smettere di chiedere che le norme che riteniamo giuste vadano cambiate. Questa cosa non è una perdita di tempo, e anche lì c'è un grandissimo lavoro per farlo, e ci vogliono anche le competenze anche per continuare a chiedere che vengano trattati, cambiati i trattati di Dublino, che il mini di Orlando venga in qualche modo discusso. Dobbiamo continuare a farlo, ma secondo me di fronte a situazioni come queste, e dobbiamo avere anche il coraggio della disobbedienza civile, perché diceva Flavio prima che nessuno aveva poi perseguito né i volontari né i clandestini. Noi dobbiamo sperare che ci perseguano, perché se non ci perseguono noi passiamo nel silenzio. Quindi bisogna avere il coraggio di gesti di disobbedienza civile
che sono gesti che richiedono anche delle conseguenze, perfino dei processi e perfino un clamoroso finalmente passaggio sulle vie.